Il presidente della giunta regionale calabrese, Giuseppe Scopelliti, è intervenuto al workshop Tunisia imprenditoriale moderna, dinamica ed ospitale, la cooperazione con le imprese calabresi, organizzato a Catanzaro dalla Confindustria calabrese. Nel corso della manifestazione, scritto in un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale, il governatore Scopelliti si è soffermato sul ruolo centrale che la regione Calabria potrà svolgere nei prossimi mesi in attuazione di possibili accordi istituzionali con i paesi del bacino del Mediterraneo. L'internazionalizzazione delle nostre imprese, ha detto il presidente Scopelliti, rappresenta uno dei punti fermi della nostra azione amministrativa, tesa principalmente a rendere più competitivo un settore ancora poco proiettato verso i mercati esteri. Pensiamo che iniziative di questo livello, nate per incentivare la cooperazione internazionale in sinergia con paesi molto vicini all'Italia, possano servire per creare maggiori opportunità per le nostre imprese, sviluppando accordi commerciali di sicuro interesse. La Regione ha approvato la graduatoria definitiva della misura 112 per l'inserimento di 600 giovani imprenditori agricoli calabresi, una politica di impatto, informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta, per il rilancio del settore agricolo. Le domande pervenute sono state circa 1.600. L'iniziativa rientra nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2007-2013 ed ha l'obiettivo di garantire un ricambio generazionale e funzionale allo sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati. L'assessore all'agricoltura, foreste e forestazione Michele Trematerra sta cercando di dare continuità alle linee programmatiche tracciate nella sua campagna elettorale. Ai giovani che avvieranno e condurranno le attività agricole, ha commentato l'assessore Trematerra, verrà assicurato un premio, una tantum, di 35.000 euro ed il cofinanziamento di progetti per l'ammodernamento aziendale. Per questo ho voluto aumentare il numero dei beneficiari, passando dai 498 previsti ai 600 di oggi. Il piano di sviluppo rurale, inoltre, prevede una serie di misure finalizzate a ridare centralità all'impresa agricola e contemporaneamente a favorire l'integrazione delle filiere produttive e a salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio. La deputata Angela Napoli ha reso noto di aver presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia per sapere quali urgente iniziativa intende assumere per garantire l'espletamento di tutte le fasi processuali che coinvolgono in particolare mafiosi e terroristi. L'iniziativa dell'onorevole Napoli trae spunto dalla celebrazione ieri del 18° anniversario della strage di Capaci. In occasione delle commemorazioni della strage, ha affermato la deputata, da tutte le parti è stata ribadita la volontà di combattere le mafie, ma ad avviso dell'interrogante le varie organizzazioni mafiose non verranno mai debellate se, accanto all'accertamento della verità, non saranno garantite l'esecuzione delle varie fasi processuali e la certezza dell'espiazione della pena. L'onorevole Napoli ha chiesto inoltre al Ministro della Giustizia quali urgenti iniziative intende assumere per adeguare gli organici della Polizia Penitenziaria, per garantire le coperture degli organici della magistratura e della Polizia Inquirente e per assicurare la certezza dell'espiazione totale della pena inflitta a mafiosi e terroristi. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, il sottosegretario all'interno, Nitto Francesco Palma, ed il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, parteciperanno domani pomeriggio a Bovalino alla cerimonia di inaugurazione della piazza intitolata al brigadiere dei Carabinieri Antonino Marino, ucciso dall''ndrangheta nella cittadina del Regino la sera del 9 settembre 1990, nel corso della festa patronale. Al centro della piazza sarà collocata una stele in onore del sottufficiale, che sarà benedetta dal vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Giuseppe Fiorini Morosini. Il sindaco di Bovalino, Tommaso Mittiga, ha evidenziato che la cerimonia e la stele in ricordo del sottufficiale Antonino Marino vogliono essere un'ulteriore testimonianza alla sua memoria ed un doveroso ricordo del grande impegno dell'Arma dei Carabinieri, oltre che un monito per le nuove generazioni, chiamate a spezzare le catene della paura e della sopraffazione e a contribuire a far affermare sul nostro territorio il dovere della legalità e del senso civico. In Calabria ci sono state 550 frane negli ultimi due inverni, di cui 300 nel 2009-2010 e 250 nell'inverno precedente. Ad affermarlo è il presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Arcangelo Francesco Violo, in vista del Forum Nazionale sul Dissesto Idrogeologico Le Frane in Casa, in programma il 16 giugno a Roma. Inoltre, ha detto ancora, nell'ambito di uno studio realizzato nel 2008, che ha interessato solo il 50% del territorio calabrese, sono state censite ben 10.000 frane. La Calabria è caratterizzata da un territorio intrinsecamente fragile e molto predisposto al dissesto idrogeologico.
Nell'ultimo inverno, ha sostenuto Violi, sono stati quantificati, non sono ancora dati precisi, oltre 1 miliardo di euro di danni in Calabria, benché la Regione abbia varato la prima fase del piano di difesa del suolo rivolta agli interventi puntuali ed urgenti, con circa 220 interventi previsti per 170 milioni di euro di importo finanziato. Le procedure necessarie per rendere gli interventi cantierabili saranno piuttosto lunghe e dunque sappiamo già con certezza che in Calabria trascorreremo il prossimo inverno senza aver messo in sicurezza tutte le criticità manifestatesi in queste ultime 2 stagioni invernali. Riteniamo, ha detto ancora Violo, che la difesa del suolo debba diventare il tema centrale di governo del territorio. Crediamo che sia necessario puntare sulla prevenzione, in primo luogo attraverso studi di pianificazione territoriale, programmando quindi gli interventi urbanistici nelle aree stabili.